Benvenuti, io sono Mickey Mouse. Va bene ragazzi, l'accoglienza non è stata proprio delle migliori, ma va bene lo stesso, dai. Oggi portiamo Warframe. Allora, intanto ho un nuovo tenno. Tanto stavo portando avanti il nostro amico Oberon, guardate che figo. Comunque anche lui. Ho un nuovo tenno. Ed è Banshee, sinceramente, guardate, bianco come spettacolo. Mi ricorda un po', non so perché, mi ricorda un po' Alien. Un misto tra Alien. Sì, e Predator, no, più Alien mi ricorda. Allora, anche se Alien era tutto nero, ma questo è tutto bianco, cose mie particolari. Allora, abilità. Sonic Boom. Banshee emette un'onda sonora che spinge gli obiettivi a portata con forza tale da neutralizzarli o ucciderli. È praticamente fa un'onda energetica, una specie di onda energetica a terra e praticamente uccide i nemici. Non è che sia per tutta sta gran cosa. Il sonar. Il potere sonar di Banshee individua i nemici ed evidenzia i loro punti deboli per tutti i componenti della squadra. Sembra una cosa un po' inutile perché tanto voglio dire. Ti butti nel mezzo e ammazzi tutti. Quindi non è che stai a avere punti deboli di chi e di non chi. Silence. Usa Silence e circonda Banshee con un'aura che stordisce i nemici e ne limita la percezione e reazione a colpi d'arma da fuoco e attacchi del Warframe. Questo potrebbe essere utile. Sound Quake. Canalizzando l'energia acustica nell'ambiente, Banshee usa riverbero ultrasonico per scuotere violentemente il terreno. Questo non è male perché comunque la portata è anche 12-15 metri, è anche abbastanza, non è poi così minima. Però perché poi colpisce, essendo circolare, colpisce diciamo ovunque. Però diciamo non è, ci sono dei Warframe, dei Tenno che praticamente hanno l'abilità speciale, che la quarta è quella più potente, molto molto più diciamo anche bella se vogliamo. Quindi se volete ragazzi lo proviamo così. Allora adesso andiamo a cercarci questa ricompensa Orokin, infestazione Mercurio, quindi dobbiamo aver sbloccato Mercurio per farla, altrimenti non la potete fare. 15.000 crediti più il catalizzatore Orokin, che più ne avete meglio è, tanto vi serviranno sempre. Eccoci qua ragazzi. Allora, proviamo. Tanto questo è l'onda, che non è malvagia, però non è niente di che, diciamo. Tanto ragazzi, ho spostato la cam perché così almeno vedete anche quanti vita. Io ho 800 di scudo, che è abbastanza poco, perché con Rhino ne ho tipo 1100 e qualcosa e 300 punti vita. Vedete gli altri, c'è chi ne ha meno, c'è chi ne ha di più. Sicuramente questo dipende anche da che livello è il Wolf. Il mio per ora è basso perché l'ho preso praticamente ieri, questo Wolf. Allora, oltre a fuori l'onda diciamo sismica, l'onda sismica, possiamo fare anche questo qua con il radar, che dovrebbe individuare i nemici e i punti deboli, che mi sembra abbastanza inutile. Quando riprendiamo un po' di cose. Ah, qui è la difesa praticamente. Vedete che comunque queste armi sono abbastanza carine. Questo qui in Bolsock con un colpo diciamo si sciottano, esplodono e prendono fuoco, molto figo.
sono veloci. E Location reached. Drop me in and defend our position. qui bisogna difendere il sistema. Una volta I'm in, Tenno. difeso, This will take a moment. si va da Multiple quell'altro, biosignatures perché ce n'è più di detected. uno, We've di got sistema da infested incoming. difendere. Oddio, ce la lava sotto, non lo sapevo. Ok, ce l'ho fatta. Oh no, sbagliato. Sono bravissimo a cascare di sotto in tutti i posti. Vedete, Still working on it. Continue to questo defend. wireframe ha fatto praticamente una barriera protettiva. Purtroppo io questo non ce l'ho, penso sia stato lui a farla. Il che mi piacerebbe anche per un wireframe del genere. Allora, proviamo anche la pistolina, che per il momento sarà molto debole perché è a livello 1 praticamente, non ha potenziamenti. Ma però non mi sembra neanche sparasse dei dardi, speravo che sparasse qualcosa di un pochino più concreto. E noi abbiamo anche l'arma praticamente di gara, che è l'ultimo Warframe che è stato aggiunto al gioco, che spara del... è una specie, credo che sia una specie di pompa con dei... aio, che è successo? Aiuto! Mamma mia quanti sono! Adesso sono a terra, ho un tempo dove se qualcuno volesse salvarmi non sarebbe male, ma... ok, mi ha salvato questo con la zucca. Per fortuna, grazie. Ma quanti sono questi? Oh. Allora, proviamo là. Ma perché è così lento? Still working on it. Continue to defend. Ok, li ho congelati. O li ho semplicemente bloccati? Questa... pensavo che li ho congelati, figo. Pensavo li bloccasse solamente. Questa praticamente è la quarta abilità sua, che non è male perché è un'abilità zona. Per il momento, se non mi sbaglio, è l'unico Wolfram che ha questa abilità zona. Comunque questi sono un livello un po' troppo alto per me. Ok, abbiamo finito. Sono livello 35 loro, io no, purtroppo. Perché se stavo qua dentro era meglio. Questi sono più bassi però di livello. Allora cosa ho beccato? Una zona sfigata? Poi manca la terza abilità sua, che non mi ricordo neanche cos'era. Ok, praticamente facendo così lei si dovrebbe potenziare, e dovrebbe forse anche potenziare gli alleati, credo, eh. Ah no, praticamente è quella che lei crea una zona dove i nemici... non è che si presenza, dovrebbe creare una zona dove i nemici... diciamo si rallentano. E dovrebbero avere più difficoltà a spararti. Obero, chassis, c'è il giobero. Peccato, pensavo fosse qualcosa che mi mancava. Diciamo, a me piace molto la quarta abilità di lei, la prima... quest'onda qua energetica che non ho visto, che non è malissimo, però poi non è tutta questa meraviglia. Il radar penso che sia abbastanza inutile. Another job well La executed. quarta abilità sua, che solitamente la quarta abilità è sempre quella più forte, anche quella che costa di più in termini di energia, perché chiaramente ogni abilità ha un costo di energia che si recupera uccidendo i nemici. 6%, ragazzi, non ho fatto niente, però c'è qualcun altro fortunatamente che fa sempre meno di me. Quindi non sono l'ultimo. Ok, qui vanno via, giustamente. Poi vediamo se... io direi, lei un po' l'abbiamo vista, anche se in modo molto...
sbrigativo. Comunque il colore bianco così figo, ragazzi, è un casino. Vabbè, ragazzi, io direi di concludere qui. Magari lui lo possiamo, guardate quanto è figo, lo possiamo provare la prossima volta. Anche se la prossima volta in realtà io qua ho in cantiere già due tenno, ben due tenno. Abbiamo Nesca che è molto molto carina, poi la prossima volta vi faccio vedere tutte le abilità sue. E abbiamo, quanto manca Nesca? 17 ore, quindi domani è già pronta. E poi abbiamo anche Zephyr, 2 giorni. Zephyr, anche Zephyr secondo me è molto carino, sono due Wolfrey che secondo me mi piaceranno. E quindi vedremo, magari poi faremo anche un gameplay su Oberon, dato che comunque mi sembra che non l'ho fatto. Devo vedere, perché sul Warframe ho già fatto 10 gameplay, però sinceramente sono passati un bel po' di mesi perché l'ho ripreso solo ultimamente, non mi ricordo bene se l'ho fatto. Comunque lo possiamo rifare, tanto non è che, voglio dire, va male niente. Vabbè, ragazzi, io comunque vi ringrazio per la compagnia. Vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo tutte, insomma, tutte le cose, link in descrizione, bla 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 bla. E ci vediamo la prossima volta.